con un tema spinoso ma che interessa molti. Qui c'è il famoso trade-off fra il vantaggio che comporta l'immissione di liquidità sostanzialmente sui conti correnti, che per ora è latente, diciamo, per capirci, sotto i materassi, contro un messaggio direi sociale che comunque è ambiguo, no? Quello che dice è corretto, nel senso che alla fine della fiera chi non aderisce pensa, vedi quanto sono stato fesso a non a pagare le tasse, facevo meglio a non farlo perché poi alla fine arriva sempre il grosso condono. Quindi questo insomma è un argomento estremamente dibattuto. Il tema secondo me è, come dici tu, trovare quello che è in qualche modo un fisiologico, magari nero, dovuto magari a un'attività imprenditoriale. Quello che invece non è nero è un contante, diciamo, regolare, e soprattutto quello che è un contante proveniente da attività illecite, perché questo è un po' il tema. Come sai, la criminalità organizzata ha grande disponibilità di contanti e quindi ha il problema di come rimetterli nel circuito, quindi deve riciclarli, e questo sarebbe sostanzialmente un riciclaggio di Stato con un 15% di dazio, diciamola tutta. Questo è un po' il tema. Quindi questa convergenza, insomma, anche di Renzi, se ci pensi, che sta andando un po' sul terreno di Salvini, potrebbe essere il preambolo per qualcosa che si muove, no? Nel senso che, se ci pensi, la maggioranza attuale è veramente appesa a un filo, è appesa a sostanzialmente senatori legati a Renzi, che però sembra abbastanza in disaccordo su tutto rispetto alle politiche di Conte. E quindi temo che ci aspetti un'estate calda. Non so se ricordi, Gerardo, l'estate scorsa la famosa crisi del papete con Salvini in maniche di mutande che, mentre ballava e succhiava un mojito dal papete, ha sostanzialmente aperto la crisi di governo che poi ha portato all'attuale maggioranza. Quindi mi aspetto un'estate intensa sia dal punto di vista, come dire, calda, sia dal punto di vista meteorologico, ma anche dal punto di vista politico, perché queste aperture di Renzi, secondo me, lasciano qualche spiraglio a nuove maggioranze politiche. Credo che tornare a consumare sia l'unica ricetta vera e sana per stimolare il rilancio dell'economia. Io sostengo che, per quanto un governo possa spingere, possa incentivare, possa sedurre a consumare, nella testa delle persone deve scattare quella voglia positiva rispetto al futuro, cioè chiudere gli occhi e immaginare che domani non sarà così angosciante e triste, ma potrebbe essere meglio se uno si tira sulle maniche e si dà da fare. Quindi il mio auspicio è che si torni a consumare come 4 mesi fa, perché questo potrebbe essere l'unico volano per far ripartire realmente l'economia, perché tutti noi siamo consapevoli che 600 euro e 800 euro servono per tamponare. Ma un'attività per produrre cash flow può essere avviata con un piccolo stimolo, ma poi deve produrre, se no non c'è incentivo di Stato che vada. Sì, Rispetto alle però vacanze. mi devi consentire un'altra cosa. Certo. Cioè, io ti chiedo, tutti si lamentano ma poi spendono. Realmente chi l'ha vissuta sta crisi? A Ma chi guarda, tocca? Gerardo, questo è un tema complesso, nel senso che ho l'impressione che alcune fasce già disagiate prima della crisi ne stanno soffrendo. Immagino tipicamente a tutti quei lavoratori che non avevano contratti regolari, che tipicamente rischiano, come dire, di passare inosservate anche rispetto alle tutele sociali. Immagino extracomunitari, immagino persone che probabilmente avevano dei business che sono stati spazzati via, e io, insomma, ho esperienza di persone che vivono nel turismo, che vivono di turismo, che, ahimè, sono state, come dire, senza nessuna colpa, no? Non c'è stata una scelta sbagliata, è semplicemente stata una congiuntura che le ha spazzati via. Speriamo che questo turismo si riprenda. Secondo me la logica è questa. Chi già non viaggiava prima, a maggior ragione non lo farà quest'anno. Chi Sicuramente. invece negli anni scorsi lo faceva, ritengo che accorci il periodo di vacanza. Quindi, se tipicamente l'anno scorso
ti facevi 3 settimane fuori, quest'anno probabilmente non rinunci, ma lo fai, le vacanze sono un po' di meno. Detto ciò, ti dico che alcuni hanno già speso le ferie, perché hanno il periodo di lockdown, le loro aziende le hanno messe in ferie forzate e quindi saranno, come dire, coercitivamente a lavoro e quindi non potranno fare le classiche ferie proprio perché hanno, diciamo, speso già quello che era il loro credito. Quindi mi immagino un'estate più, come dire, un flusso turistico più breve. Se prima, non so se ti ricordi, quando noi eravamo ragazzi si facevano le vacanze di 3 mesi, no? Sì. Poi si sono ridotte via via e tipicamente il flusso turistico importante, tu poi se ne sei testimone, perché la tua zona credo che in parte viva anche di questo, è sempre più corto, no? Prima i lidi, i ristoratori vivevano, diciamo, di weekend e di 2 mesi di turismo, adesso probabilmente di uno. Quest'anno, insomma, saranno secondo me 3-4 settimane forti e poi naturalmente i weekend e poi il resto un turismo magari un po' meno intenso rispetto agli anni scorsi. Ma comunque, insomma, dopo 2 mesi e mezzo a casa la gente c'ha voglia di uscire e ti confermo che effettivamente anch'io qui a Napoli ho fatto un giro. Weekend scorso c'era proprio voglia insomma, di andare un po' in giro perché, sai, dopo 2 mesi e mezzo di cattività c'è anche voglia, insomma, di fare le cose che per 2 mesi sono state Eh inibite. sì. Quindi un'estate a ritmo ridotto, ma sicuramente non rimarremo tutti a casa. Questo è poco sicuro. Chiara, com'è Sarà l'estate una vita, direi. di 12 anni, giusto? Vabbè, Magari, magari. sei in un posto meraviglioso dove c'è la temperatura media, sbaglio, è 28 gradi più o Sì, meno per tutto l'anno. è vero, è vero, è vero. A E già dicembre, questo si. gennaio, febbraio c'è Ma sempre guarda, questo caldo. aspetto viene sottovalutato. Lo sai che è un privilegio straordinario. Pensa a chi si sveglia col nebbione tutti i No, io me lo sono giorni. proprio scelto il posto. Mica, voglio dire. Ma l'aspetto climatico è condizione in maniera oggettiva l'umore e quindi insomma, i risultati che sono anche legati al mood che hai dentro. Quindi così. Io, come sa Gerardo, per colpa sua farò una. Per colpa, per merito direi. Per merito suo farò una vacanza per la prima volta in Cilento perché. Adesso non gli fregherà nessuno questa cosa, però tempo fa ci siamo visti con Gerardo, lui mi ha invitato insomma, a casa sua e io mi sono innamorato del Cilento e quindi la prima cosa che ho fatto è aver preso una casa e così e quindi trascorrerò l'estate proprio vicino a Gerardo, lo tengo d'occhio perché lui è uno che bisogna tenerlo un po' d'occhio. Tra l'altro adesso col nuovo aeroporto è più facile arrivarci pure nel Cilento, Io ci vengo in no? Cioè, moto, quindi non è il tuo sono. caso, sì, però dico, insomma, per noi che veniamo da fuori, ecco, insomma, arrivare al Cilento è più semplice. Ma guarda, io Guarda. ho trovato in Cilento 3 cose straordinarie. Anzitutto un mare bellissimo, che è il prerequisito per una buona vacanza al mare, perché se ci pensi, se il mare fa schifo, non è che ti fai una bella vacanza. Certo. Secondo, un clima, sai, ancora quel turismo genuino, cioè un turismo che non soffre di industrializzazione. Non so se ti è mai capitato, per certi versi molte mete sono troppo standardizzate, no? Certo. Vai, che ne so, a Ibiza e sembra molto un posto, diciamo, non so come dire, tutto troppo standardizzato. Invece è rimasto quel calore e quell'accoglienza che è così. E terzo elemento che però non mi interessa molto poco, così, che si mangia e si beve bene. Io non sono assolutamente interessato a questo tema, no, scherzo, invece è importantissimo. Quindi sono 3 bellissime, cioè 3 caratteristiche che fanno, secondo me, del Cilento una tappa assolutamente interessante e l'auspicio è che tanta gente arrivi in Campania perché veramente si sta bene, spesso si va all'estero per snobismo, ma in realtà abbiamo dei posti qui bellissimi e quindi vi Davvero. sponsorizzo ben volentieri. Certo. Davvero. Chiara, arriva a Piazza Affari e questo già emblematico di un mood cambiato da una decina di giorni. Wall Street, che se immagini di chi magari si è preso 3 mesi di vacanza, si è perso tutto questo impiccio del coronavirus, si ritrova sugli stessi prezzi, anzi più alti rispetto a 3 mesi fa. Il Nasdaq 100 è sostanzialmente sui massimi assoluti, quindi sembra dire tanto rumore per nulla, però è anche vero che se ti guardi intorno e vedi quello che sta succedendo nel mondo,
sei piuttosto sorpreso da quello, dal buon umore dei mercati. Perché? Perché se vedi in America siamo sui fili dell'anarchia, coprifuoco nelle principali città americane con devastazione e saccheggi dei negozi, roba che non si vede neanche nei peggiori bar sudamericani, tensioni Cina-Stati Uniti ai massimi perché gli Stati Uniti accusano la Cina di non essere stata trasparente nella gestione della nascita e quindi nell'inizio del coronavirus, quindi non è stata trasparente, non ha comunicato quella che era la situazione reale, e tre, come dicevi tu, dati macroeconomici che neanche dopo una guerra si vedono, quindi con PIL in contrazione in doppia cifra. E tutto questo, se ci pensi, è distonico, no? Rispetto all'andamento del mercato che festeggia. La domanda che mi è arrivata proprio l'altro giorno sui social è: ma che c'è da festeggiare? Sono io che non ho capito che cosa, perché il clima è così positivo? Il clima è così positivo perché il mercato tipicamente sconta in anticipo quello che è uno scenario futuro. E questo è il meccanismo dei mercati, che molti mesi prima immaginano lo scenario. Lo scenario che adesso stiamo scontando, diverso rispetto al passato, è uno, un virus meno invasivo rispetto a quanto si poteva immaginare. La curva dei contagi sta, grazie a Dio, decrescendo. Ieri abbiamo visto che ci sono diverse regioni italiane a contagio zero, e questa è una buona notizia. La seconda è che questa liquidità, e fra breve poi avremo la conferenza della riunione della BCE, quindi sarà un'ulteriore conferma delle politiche che vuole implementare l'Europa, potrebbero andare, questo flusso di liquidità importante, di aiuti anticrisi, potrebbero andare a stimolare l'economia, e questi sono i due motivi per i quali il mercato sta andando avanti. Francamente avrei un po' di prudenza a comprare su questi livelli, perché sai, dopo 10 sedute positive consecutive tipicamente le prese di profitto potrebbero essere alle porte, quindi di brevissimo sarei flat, aspetterei uno storno da questi livelli per entrare di nuovo lungo sul mercato. È un grande tema, l'impressione che ho avuto io, sai qual è? Che anche gli scienziatoni, cioè gente che dovrebbe avere una visione sicuramente più lucida della nostra, non è che ci avessero capito tanto. Nel senso che mi è capitato di vedere domenica dall'Annunziata, non so se ci avete fatto caso, il vice rettore di un'università importante che sostanzialmente ha detto che il virus è sparito, che non c'è più nulla. Poi ho cambiato canale e sono andato su un canale successivo dove c'era un altro virologo invece che diceva esattamente l'incontrario. Quindi nell'arco di 10 minuti due esperti hanno detto due cose esattamente opposte. Allora la persona normale, no? Non, noi credo che non siamo esperti in materia, come fanno a costruirci un'opinione su questa roba qui? È molto difficile. Io personalmente, che sono un fobulimico, nel senso che ho questa sorta di frenesia nell'acquisire informazioni e quant'altro, io devo riconoscere che a metà aprile ho alzato bandiera bianca, nel senso che stavo impazzendo a furia di cercare notizie più autorevoli possibili, ma avendole trovato spesso discordanti, alla fine ho detto vabbè, non riuscirò mai a farmi un'opinione propria, e quindi alla fine ho cercato di pensarci il meno possibile, nel senso ho detto vabbè, io faccio il mio dovere, resto a casa e quant'altro. Poi sulla genesi anche sulla mascherina, Piero, se mi consenti, se prendiamo De Luca dice portate la mascherina, Zaia dice no, allora se siete da soli la mascherina non la dovete portare, basta che mantenete la distanza. Abbiamo notizie discordanti, cioè, discordanti veramente... sì, ma su tutte, ma anche su quello che sarà, perché sai Giardo, secondo me l'essere umano guarda sempre in avanti, no? Anche rispetto alla programmazione futura delle nostre vite, cioè sul passato va bene, ci mettiamo una pietra sopra, non ci abbiamo capito niente, nessuno, va bene, però sul futuro tutti noi stiamo programmando quelle che sono le attività autunnali, invernali e quant'altro, però quando c'è questa spada di Damocle dei media che ti dicono guardate che sicuramente in autunno arriva di nuovo, in autunno ci rischia un'altra volta il lockdown, in autunno ci avremo brutta, prepariamoci, hai capito che tarpi le ali a chiunque sta uscendo faticosamente dalla situazione, e poi tu gli metti un'altra mazzata
in cui dice guardate che fra un po' arriva un'altra roba. E anche qui magari alzisti, nel senso che abbiamo iniziato con l'indice in ribasso dell'1,20, adesso abbiamo girato in positivo, se guardi il mercato accelerato in maniera così, e quindi porta... Sì, rispetto al mercato credo che sia un po' difficile prevedere, perché tutto dipende da questa seconda eventuale ondata di virus, nel senso che se le economie vanno, cioè la nostra vita va di nuovo in lockdown, sarebbe un disastro pazzesco, nel senso che molte economie non possono sopportare un secondo stop e sarebbe drammatico. Quindi se tutto fila liscio e non ci sarà una seconda ondata, diciamo, drammatica di epidemia, penso che il mercato possa proseguire il recupero. Però anche qui, come dicevo, questa spada di Damocle è molto pesante, nel senso che tutti noi abbiamo lo spauracchio di dover di nuovo chiuderci in casa per paura del virus, e questo secondo me inibisce anche un po' anche l'impresa, no? Nel senso che tutti noi siamo un po' fermati da agire, magari con dei progetti belli e ambiziosi, perché temiamo che tutto possa essere spazzato via da una nuova chiusura. Quindi molto dipende secondo me dall'evoluzione del virus. Io auspico che, così come alcune epidemie sono scomparse un po' da sole, tipo la spagnola, la SARS, anche questa abbia lo stesso corso. Certo.